Attualmente il livello del fiume è intorno a meno 0,50 centimetri sullo zero idrometrico, che è un nostro livello di riferimento sul quale misuriamo il valore del livello del fiume. E, abbiamo fatto un po' il punto della situazione con i colleghi di ARPA FIM, che hanno qui la sede anche a Parma, e abbiamo guardato un po' quello che presenta la condizione e il contesto delle previsioni meteo. Intanto è da premettere che rispetto a una prima previsione secondo la quale sarebbe stato un significativo cambiamento di situazione per il prossimo fine settimana, c'è stata un po' una rivisitazione di questa previsione, un aggiornamento anzi per essere precisi, dove si vede che le piogge ci sarà un cambiamento un po' delle condizioni in generale, ma non tale da portare particolari piogge da avere un effetto a livello di bacino. Quindi tendenzialmente avremo le stesse condizioni che stiamo, anche se dal punto di vista proprio del clima, del calore, forse ci sarà qualcosa di diverso, dal punto di vista dei livelli dei fiumi non avremo significativi grossi cambiamenti. Ecco, cosa è stato deciso riguardo all'uso dell'acqua nella scorsa cabina di regia e di cosa si parlerà in quella che si terrà domani? Sì, intanto domani ci sarà un'altra riunione, un aggiornamento della cabina di regia presso l'autorità di bacino. Intanto era stato stabilito di mantenere nei grandi bacini alpini un rilascio del 5% in più per alimentare in maniera un po' più significativa il corso d'acqua. D'altro canto, con i consorzi di bonifica era stato raggiunto l'accordo secondo cui avrebbero prelevato un 5% in meno, in maniera tale da riuscire ad avere un 10% in più di risorsa idrica all'interno del fiume e cercare di far fronte a questo momento di particolare crisi del corso d'acqua. Quindi anche domani si ritornerà su questo punto. Sì, si farà un aggiornamento della situazione e si valuteranno eventuali altre decisioni da prendere. Quando si descrive quest'estate, la si raffronta a quella del 2003 per il caldo, il gran caldo che stiamo tutti subendo. Si può fare lo stesso tipo di raffronto per quanto riguarda le acque del Po? Allora, precisate che quelle più critiche come annate del Po sono state quelle del 2006 e del 2007, in particolare quella storica è del 2006, però lì avevamo una condizione particolare in cui la magra del fiume era già abbastanza significativa a partire già dal mese di giugno, quindi avevamo un mese di giugno con livelli molto bassi e si erano protratte per tutto il mese di luglio. Nel 2007 avevamo avuto una situazione più simile a quella attuale, in cui giugno era stato più o meno come valore era un valore medio ed avevamo avuto dei valori poi a luglio che gradualmente si erano abbassati. Attualmente se vediamo il confronto stiamo facendo riferimento alla sezione di Piacenza con una ventina di centimetri in più rispetto a quella critica del 2006, però comunque abbiamo un valore significativamente basso.